Eccoci qui con un'altra puntata del nostro percorso di scienze umane. Questa sarà una puntata molto lunga, impegnativa, ma molto interessante secondo me, di psicologia sociale, dove parleremo di tanti argomenti diversi legati proprio alla psicologia sociale. Chiaramente non è un corso di psicologia sociale, sono delle parti introduttive di argomenti che ovviamente andrebbero approfonditi ulteriormente, ma vediamo proprio di cosa ci occuperemo in questa lezione. Ecco, imparerai innanzitutto che cos'è la psicologia sociale, che cos'è la cognizione sociale, anche in relazione al nostro cervello. Poi ci occuperemo dell'effetto primacy di Solomon Asch, delle teorie implicite della personalità, del ragionamento sociale delle euristiche, le principali euristiche, quindi la rappresentatività, la disponibilità e la simulazione, le attribuzioni e gli stili attributivi, il locus of control, gli stili attributivi a scuola, i bias di attribuzione, per poi passare all'influenza sociale, cioè quanto influenza la nostra società e quanto ci influenziamo a vicenda. E infine, sempre per quanto riguarda l'influenza sociale, ci occuperemo degli stereotipi e dei pregiudizi. Insomma, quindi una lezione molto corposa dove ci sono tanti argomenti legati alla psicologia sociale. Ovviamente poi scrivetemi qui sotto se vi farebbe piacere in un futuro avere proprio un corso specifico di psicologia sociale che vada un po' più in profondità. Beh, allora, innanzitutto partiamo come sempre da una domanda che dobbiamo un po' porci per capire meglio l'argomento, calandoci proprio noi stessi nell'argomento. Quanto sono importanti gli altri nella tua vita? Riusciresti a vivere isolato? Io ogni tanto ai miei studenti dico, beh, se io ti portassi in un'isola deserta da solo, oppure ti chiudessi in una torre da solo, per quanto tempo riusciresti a stare? Cibo non è un problema, il cibo arriverebbe, però tu quanto rimarresti senza niente, anche il cellulare, senza nulla, perché comunque anche il cellulare, anche lo smartphone è uno strumento sociale. Ecco, io personalmente ci rimarrei molto poco, onestamente. Perché? Perché la nostra vita è fatta per far parte di una società, di una relazione con gli altri. Non peraltro ce lo siamo detti, anche il nostro cervello è proprio conformato per avere questa capacità, questa cognizione sociale. Andiamo a vedere meglio di cosa si tratta. Ecco, si parla proprio di cognizione sociale e di cervello. Che cos'è? Innanzitutto, definiamola, è un'espressione che configura un campo di applicazione delle neuroscienze, quindi stiamo parlando delle scienze che studiano i neuroni e le loro interconnessioni nel nostro cervello, il cui oggetto di studio è il rapporto tra le funzioni cerebrali e i comportamenti umani all'interno del contesto sociale. Questa è la cognizione sociale. Che cos'è quindi? Sono dei processi, sono delle attività mentali che ci consentono di entrare in relazione con gli altri, con il contesto sociale, che può essere quello più ravvicinato, che è la famiglia, per poi passare alla scuola, per poi passare al lavoro, all'istituzione e via dicendo. Quindi la cognizione è la capacità di utilizzare la nostra mente, i nostri processi mentali per entrare in relazione con il contesto sociale. Perché? Perché noi siamo animali sociali, non potremmo rimanere senza il nostro branco. Anche perché se ci pensiamo, un neonato non potrebbe sopravvivere senza il proprio branco e in primis senza la sua mamma. Quindi è fondamentale che le persone rimangano in un contesto sociale, tant'è che in alcuni stati è stato proprio vietato il carcere di isolamento proprio perché è disumano, cioè va co al contro la propria l'umanità della persona.
E infatti è scritto nel nostro cervello, abbiamo conosciuto già le tre aree del cervello teorizzate da Paul MacLean, che sono il cervello rettile, il cervello mammifero, il cervello Homo sapiens. Il cervello rettile è il cervello, io l'ho chiamato business in questo modello del mio libro sul neuromarketing, sul neuromanagement, ma business inteso anche come sopravvivenza, per cui è il cervello che bada a tutto quello che serve per la sopravvivenza. Mangio, dormo, bevo, mi riproduco, sto bene, sono sicuro, mi sento al sicuro, eccetera. Il cervello mammifero invece è proprio quello che ci interessa, perché è il cervello caretaking, che io ho chiamato in questo modo perché si prende cura di se stessi e degli altri. È il cervello del sistema limbico, che a livello cerebrale è il sistema che ha al suo interno sia l'amigdala, che è questa mandorlina, questo organo piccolissimo, che è la nostra centrale di controllo e di elaborazione, di trasmissione delle emozioni, di tutte quelle sensazioni e percezioni legate alle emozioni, e anche l'ippocampo, che invece si occupa della memoria. La memoria che, come abbiamo visto nella lezione dedicata alla memoria, è sempre comunque collegata alla nostra socialità. Infatti, se io adesso ti chiedo di pensare ad un ricordo positivo della tua vita o un ricordo negativo, difficilmente questo ricordo non ha almeno un'altra persona al suo interno. Quali sono gli elementi a cui fai attenzione quando conosci gli altri? Ecco, rispondi a questa domanda proprio per cercare di vedere, di conoscere meglio te. Questa non deve essere una lezione soltanto, certo io non faccio una lezione interattiva perché non ci possiamo parlare, non siamo dal vivo, ma puoi rispondere a queste domande proprio per cercare di approfondire come se fosse un workshop. E come ti crei un'impressione di una persona? Quindi quali sono gli elementi a cui fai attenzione quando conosci gli altri e come ti crei un'impressione di una persona? Ecco, facciamo proprio un esperimento. Qui sotto troverai gli aggettivi attribuiti a due persone, la persona A e la persona B. Ora ti chiedo di descrivere queste due persone. Che tipo di persone saranno? La persona A è intelligente, laboriosa, impulsiva, testarda e invidiosa. La persona B è invidiosa, testarda, impulsiva, laboriosa e intelligente. Stoppa la video lezione così almeno potrai rispondere e io poi ti spiegherò che cosa significa questo esperimento. Eh sì, perché questo esperimento è stato proposto, è stato fatto da Solomon Asch, vissuto tra il 1907 e il 1996, uno psicologo polacco naturalizzato statunitense. Come avrai potuto vedere, questo esperimento ha un trabocchetto, forse magari te ne sei anche reso conto, perché gli aggettivi contenuti delle due persone sono esattamente identici, dipende invece la gerarchia con la quale vengono esposti. Nel primo caso, nella persona A, diciamo che i due aggettivi positivi o comunque sicuramente più positivi, che sono intelligente e laborioso, sono i primi a vedersi, invece nella persona B sono gli ultimi. E qui è facile capire che l'abito fa il monaco e soprattutto che la prima impressione è quella che conta. E adesso vediamo che cosa ha teorizzato Solomon Asch. Eh sì, perché Solomon Asch ha proprio teorizzato l'effetto primacy, che è un fenomeno psicologico per cui le prime informazioni, impressioni, rimangono più impresse e ci condizionano, influenzano quello che noi pensiamo dell'altra persona. Infatti è molto probabile che tu abbia definito in modo più positivo la persona A rispetto alla persona B. Ed è quello che è successo proprio nell'esperimento. Su due gruppi di persone vengono dati questi due elenchi e la persona A viene descritta in modo più positivo, in modo più anche dire propositivo rispetto
agli aggettivi proposti. Quindi quando conosciamo una persona la prima impressione conta moltissimo e non è vero assolutamente che l'abito non fa il monaco, anzi è vero il contrario, che l'abito fa il monaco e le prime impressioni sono quelle che non dico contano sempre perché facciamo sempre in tempo a cambiarle, ma magari con un po' più di difficoltà. E veniamo adesso alle teorie implicite della personalità, che sono delle mappe mentali. Noi abbiamo proprio questa capacità, l'abbiamo conosciuto già con Brunner, di catalogare, di crearci delle nostre mappe interiori, delle nostre rappresentazioni soggettive della realtà, che sono costituite da convinzioni. Io sono convinto che quella persona è così, io sono convinto che quella situazione è così. Quindi, le convinzioni che una persona utilizza per valutare gli altri attraverso associazioni di tratti di personalità che si reputano relativamente stabili. Sono proprio delle mappe mentali. Per esempio, ad una persona estroversa vengono spesso associati anche degli aggettivi come generosa e altruista, ma potrebbe anche essere che una persona sia estroversa e che non sia né generosa né altruista, siamo d'accordo? Eppure noi magari ci facciamo una teoria implicita, cioè implicitamente noi attribuiamo delle associazioni di tratti di personalità insieme. Perché? Perché la nostra esperienza ci dice che le persone estroverse sono più altruiste e generose, ma magari non è così. Stessa cosa, una persona timida, allora una persona insicura. Non è mica detto, magari tu puoi essere timido, ma essere assolutamente sicuro di te. Quindi queste sono delle mappe che ogni tanto ci fanno prendere anche delle cantonate, perché noi ci creiamo una rappresentazione, una convinzione legata a delle associazioni, ma magari non sono assolutamente vere. Ma veniamo ora all'effetto alone. Che cos'è l'effetto alone? È una generalizzazione, per cui tendiamo ad estendere un giudizio inerente a un tratto di personalità ad altri aspetti di una persona. Per esempio, se sei pigro e svogliato a casa, lo sarai anche a scuola. Quindi io porto quella caratteristica che una persona ha a casa, quindi la pigrizia, e la estendo in tutti gli ambiti. È pigro a casa, allora è pigro anche a scuola. Una persona curata è considerata più intelligente di una persona trasandata. Oppure è un operaio, allora non sarà così acculturato. Vedete, qua poi ci sono spesso dei pregiudizi, dei giudizi precedenti alla conoscenza di una persona. A scuola, un alunno indisciplinato è un alunno a cui magari il docente dà un giudizio negativo anche dal punto di vista didattico perché è indisciplinato. In realtà, delle volte l'aspetto didattico è diverso, distinto rispetto a quello comportamentale. Un docente, per esempio, sempre a scuola, guarda i voti insufficienti di un alunno in altre materie e si fa influenzare. Magari guarda il pagellino e vede che in altre materie il ragazzo non sta andando molto bene, quindi si fa influenzare, a sua volta magari dà una valutazione più negativa rispetto a quella che aveva dato precedentemente. Quindi l'effetto alone, che cosa succede quando hai un alone? Vuol dire che è una macchia, è un alone per l'appunto su un tessuto, su un vetro, su una superficie, quindi si crea proprio quest'effetto di generalizzazione. Ecco, ti ricordi la lezione sul pensiero e sul ragionamento? Ecco, il pensiero è spesso legato a qualcosa che riguarda la società. Per esempio, scegliere un prodotto o un servizio a livello marketing, a livello di vendita, piuttosto che un altro, fa parte di un pensiero sociale, perché noi compriamo un prodotto all'interno di un contesto sociale. Scegliamo se andare a mangiare fuori con gli amici o meno, scegliamo se accettare o meno quel lavoro in quella determinata azienda. Quindi questi pensieri, questi ragionamenti sono dei pensieri che riguardano aspetti sociali. Ecco, esempi di ragionamenti sociali.
Esco con quella compagna o con quella compagnia di amici, accetto quel lavoro in quell'azienda, voglio continuare a giocare a calcio con quella squadra, devo comprare quel prodotto, quale scelgo tra A, B e C? Che film o programma televisivo guardo stasera? Sono pronto per l'esame e l'interrogazione di domani, cosa mi manca da studiare per passarlo? Vedete che qui sono tutti esempi di ragionamenti sociali, dove non ci sono solo io che penso all'infinito, ma c'è anche un aspetto sociale che può essere un'azienda, una squadra, un comprare un prodotto, un film o un programma televisivo, un'interrogazione, un esame, una compagnia di amici, eccetera. Ma passiamo ad un argomento molto dibattuto, molto conosciuto, che sono le euristiche. L'abbiamo viste già pochino, nella lezione sui pensieri, adesso le vediamo meglio. Euristiche che sono state teorizzate da due psicologi, che sono Tversky e Kahneman, in modo particolare molto conosciuto Daniel Kahneman, che è ancora in vita al momento in cui sto registrando questa video lezione. Che cosa sono le euristiche? Sono delle scorciatoie cognitive, sono delle scorciatoie mentali, delle strategie per semplificare il pensiero e giungere a conclusioni in tempi più rapidi. Per cui non posso fare la strada principale rischiando di beccarmi tutti i semafori. Io trovo una scorciatoia, quindi salto tutti i semafori. La scorciatoia, dal greco eurisco, che vuol dire trovo, scopro. E il problema di queste euristiche è che se io faccio una scorciatoia e non faccio la strada principale, posso incappare in errori, in errori di valutazione e distorsioni causate proprio dalle euristiche che vengono comunemente chiamati, almeno in termine tecnico, bias cognitivi, errori cognitivi. Vediamo ora le principali euristiche, che sono l'euristica della rappresentatività, l'euristica della disponibilità e l'euristica della simulazione. L'euristica della rappresentatività, risponde alla domanda quanto è probabile che un certo evento si manifesti in quella determinata categoria o classe di appartenenza? Mentre l'euristica della disponibilità risponde alla domanda quante volte si manifesta quel determinato evento? Quindi io giudico sulla base della probabilità con la quale quell'evento si manifesta. Mentre invece l'euristica della simulazione si occupa di capire se le cose sarebbero andate diversamente, se e solo se. Quindi si simula una ipotesi diversa rispetto a quella che è la realtà. Ma vediamo proprio nello specifico di analizzare queste singole euristiche. Iniziamo proprio con l'euristica della rappresentatività. Quanto è probabile che un certo evento si manifesti in quella determinata categoria? Quindi quanto è rappresentativo di quella categoria o classe di appartenenza? Facciamo proprio un esempio molto comune, molto famoso, ma credo che sia uno degli esempi più facili per capire l'euristica della rappresentatività. Silvana è una persona estroversa, ama parlare con le persone e aiutarle a risolvere i propri problemi. Che lavoro fa Silvana secondo te? Quindi fa l'operaia, fa la bibliotecaria, fa la psicologa o fa la sarta? Sulla base di che cosa? Sulla base di strategie cognitive, ce lo siamo detti, le euristiche sono delle strategie cognitive. Quindi se Silvana è estroversa, ama parlare con le persone, aiutarle a risolvere i propri problemi, noi dobbiamo vedere a livello rappresentativo di una determinata categoria se queste caratteristiche sono tipiche, per esempio, di una bibliotecaria. Ecco, la rappresentatività, probabilità con la quale si manifesti il fatto che una bibliotecaria sia estroversa, che ami parlare con le persone, aiutarle a risolvere i propri problemi, magari è più bassa rispetto alla rappresentatività con la quale queste caratteristiche di personalità si manifestano in una psicologa. È chiaro che stiamo sempre parlando ovviamente di una strategia cognitiva, perché potrebbe anche esserci tranquillamente una bibliotecaria
che fa l'eccezione, quindi che è estroversa, che ama stare con le persone, che ama aiutarle, che ama risolvere i problemi degli altri, eccetera. Però quello che si tende a fare con l'euristica della rappresentatività è che ci si domanda quanto è probabile che un certo evento si manifesti in una determinata categoria. Quindi tra le quattro, tra i quattro lavori che vedete qua, quella più vicina almeno all'ideale, all'idea che ci siamo fatti della psicologa, è proprio il fatto che sia estroversa, che ami parlare con le persone, risolvere i propri problemi. Certo, delle volte prendiamo delle cantonate, ce lo siamo detti, perché queste strategie cognitive, queste euristiche possono portare degli errori di valutazione o a delle distorsioni cognitive, perché non è mica detto che una psicologa sia necessariamente estroversa, che ami parlare con le persone o che ami risolvere i problemi. Ecco, chi è, sempre rimanendo sull'euristica della rappresentatività, chi è più introspettivo e riflessivo dei due? Ecco, è più probabile che voi rispondiate d'acchito, proprio senza pensarci troppo su, la persona che sta facendo yoga. Ma non è neanche detto, potrebbe essere che addirittura quell'uomo in giacca e cravatta faccia yoga a sua volta o comunque sia molto più riflessivo di quella ragazza che magari è la prima volta che fa yoga in vita sua e che non è proprio avvezza alla introspezione. È chiaro che l'euristica della rappresentatività, lo ripeto, ma è importante sottolineare questo aspetto, è una scorciatoia per consentirci di pensare in modo più veloce, anche se delle volte in modo meno preciso e talvolta generando stereotipi e pregiudizi che vediamo a breve. Ma passiamo all'euristica della disponibilità. Quante volte si manifesta quel determinato evento in quella determinata situazione? Quindi giudico sulla base della probabilità, non della rappresentatività come prima, ma della disponibilità. Adesso lo vediamo e capite la differenza tra le due euristiche. Il numero dei morti per incidenti aerei è sovrastimato rispetto a quello degli incidenti stradali. Infatti, muoiono di più persone per incidenti stradali che non per incidenti aerei. Però, secondo l'euristica della disponibilità, noi sovrastimiamo le morti per incidenti aerei perché hanno un impatto mediatico molto più forte. In genere, quando c'è un disastro aereo, passa al telegiornale, mentre tutti i morti per incidenti stradali non passano, comunque molto pochi, a meno che non ci sia proprio un incidente stradale particolarmente disastroso. E quindi si tende a aumentare, a sovrastimare il numero dei morti per incidenti aerei, anche se in realtà statisticamente si sa che sono molti meno rispetto agli incidenti stradali. Oppure, se io soffro di una determinata patologia, tenderò a sovrastimare il numero di persone che ne sono affette. E quindi io le vedo dappertutto. È un po' come quando una donna vuole, cerca una gravidanza e vede dappertutto donne incinta. Oppure vi faccio adesso l'esempio, perché in quest'ultimo periodo che sto registrando c'è stato il caso di Fedez con la sua malattia neuroendocrina. Che in quel periodo in cui si è parlato di Fedez e della sua malattia, praticamente un sacco di persone anche sui social hanno iniziato a parlare di una malattia neuroendocrina piuttosto che a scrivere post sui sintomi, eccetera, eccetera. Sovrastimando probabilmente, anzi, sicuramente la probabilità con la quale questo tipo di malattia si manifesta. Segue anche molto le mode, quindi quante volte si manifesta quel determinato evento, sulla base di quello io amplifico la portata di quell'evento. Quindi sicuramente l'euristica della disponibilità risente anche molto dell'impatto mediatico, comunque come vediamo nei due casi, dell'influenza sociale, quindi di quanto io parlo di quel determinato evento. Quindi magari quell'evento diventa molto molto più frequente, ma perché se ne parla di più, è questa la realtà.
Facciamo un esercizio proprio legato all'euristica della disponibilità. Qual è l'animale più mortale del mondo? Allora, rispondete a questa domanda e vediamo, che cosa, pensate. Ecco, l'animale più mortale del mondo, secondo Focus, quando ho letto una rivista, veramente un articolo sulla rivista Focus mi ha molto colpito, è l'essere umano. È l'essere umano, insieme poi alla zanzara. Non avrei mai detto una cosa del genere, anch'io, io stessa, perché siamo abituati a pensare all'animale più mortale al mondo, lo squalo, il leone, super cattivi, super aggressivi. In realtà fa molti più morti la zanzara o l'essere umano, ahimè, con tutte le guerre, tutte le varie vicissitudini della storia, piuttosto che non altri animali. Se non vogliamo considerare l'essere umano come un animale, pensiamo solo alla zanzara, ma molti non pensano alla zanzara come un animale mortale, ma fa veramente, mette tantissime vittime. Quindi, in sostanza, diamo maggiore importanza a notizie più recenti, quelle più recenti in termini proprio di data, e notizie con più impatto emotivo, sia dal punto di vista positivo o negativo. Rifacciamo l'esempio del disastro aereo. Il disastro aereo ha un impatto emotivo molto più forte di quanto non si possa, ahimè, dire quando si menziona un caso di incidente stradale. Perché? Perché ci sono più morti nello stesso momento, per la modalità, eccetera, eccetera. Quindi questa è l'euristica della disponibilità. Passiamo ora all'euristica della simulazione. Le cose sarebbero andate diversamente se e solo se. Quindi io sto simulando, sto ipotizzando, sto pensando a come sarebbero andate le cose in modo diverso. Facciamo proprio due esempi vicini. Ho perso il treno per un soffio, ha chiuso le porte ed è partito proprio mentre ero a pochi metri. Ora sono in ritardo. 2. Ho perso il treno, deve essere partito 10 minuti prima che arrivassi in stazione. Ora sono in ritardo. Ecco, quale delle due ha un impatto più forte su di voi? Molto probabilmente la A piuttosto che la B, perché avete perso il treno per un soffio, per un secondo, avrebbe potuto aspettare un nanosecondo e voi avreste potuto prendere quel treno. La sostanza è che in entrambi i casi siete in ritardo, giusto? Ora sono in ritardo, in tutti e due i casi. Però la forza con la quale nel primo caso noi ci siamo visti chiudere le porte e partire il treno davanti a noi ha avuto un impatto molto più forte, tale per cui noi, un po' come nel film Sliding Doors, so che è un film magari un po' più vecchiotto, ci indica e ci fa pensare: se io avessi preso quel treno, se io avessi fatto questa cosa, ecco, noi viviamo spesso su queste supposizioni, su queste simulazioni di ok, se avessi fatto questo, se avessi fatto quell'altro. Sono sempre delle strategie cognitive, delle volte che ci ingarbugliano anche molto nel pensiero. Ma passiamo ad un altro argomento importante, comunque sempre collegato al nostro percorso di psicologia sociale, che sono le attribuzioni. Che cos'è un'attribuzione? Innanzitutto è un processo mentale, quindi stiamo sempre parlando di un processo cognitivo, per cui una persona attribuisce le cause di uno specifico evento ad una determinata cosa. Quindi io do una causa, dico che quella cosa è successa per quella causa. E uno dei grandi studiosi delle attribuzioni è sicuramente stato Fritz Haider, vissuto tra il 1896 e il 1988, con il suo modello per cui le attribuzioni vengono fatte per cercare di dare un significato, di spiegare razionalmente gli eventi della vita. E lui divide le attribuzioni in due macrotipologie, le attribuzioni interne o le attribuzioni esterne. Qui è molto facile. Attribuzioni esterne vuol dire che la causa sono io, la responsabilità è mia, quindi la causa di quell'evento sono io.
mentre le attribuzioni esterne io do la causa a qualcosa di esterno a me, quindi mi deresponsabilizzo e attribuisco la causa di quell'evento ad un evento esterno, ad un fattore o a più fattori esterni, quindi si parla di causa esterna. Facciamo proprio un esercizio. Quali di queste sono attribuzioni interne o esterne? Vediamo se riuscite a comprendere, ma è abbastanza facile, di che tipo di attribuzioni stiamo parlando. Ho preso un bel voto perché ho studiato molto e me lo sono meritato. Che attribuzione sarà questa? Sarà un'attribuzione interna, perché io attribuisco a me stesso qualcosa legato a una mia capacità. Ho studiato tanto, me lo sono meritato, sono riuscito. Abbiamo perso la partita perché l'arbitro ha dato un rigore inesistente alla squadra avversaria. In questo caso l'attribuzione è esterna, perché io sto attribuendo la causa della nostra perdita della partita a qualcosa di esterno, non perché non siamo stati bravi noi oppure non eravamo nel mood giusto, ma per colpa dell'arbitro, e questo succede molto spesso. Sono stato bocciato perché i docenti ce l'avevano con me. Anche in questo caso è un'attribuzione esterna. Ho superato il colloquio di selezione perché sono stato abile e capace durante i colloqui. Questa è un'attribuzione interna, cioè mi prendo la mia responsabilità. Ho preso un bel voto perché sono stato fortunato, perché il docente mi ha fatto delle domande che sapevo. Ecco, in questo caso l'attribuzione è esterna, perché io do la responsabilità o quantomeno la causa al docente che mi ha fatto delle domande che conoscevo. Ma veniamo proprio ad un altro modello simile a quello precedente, che è quello di Julian Rotter, un po' più recente, perché è vissuto tra il 1916 e il 2014, dove parla di stile di attribuzione interno e stile di attribuzione esterno. Abbastanza, diciamo che è un po' più completo rispetto al modello precedente. Perché? Perché lo stile di attribuzione interno riguarda tutto quello che riguarda noi stessi, quindi il nostro carattere, la nostra personalità, le nostre capacità, il nostro talento, le abilità che abbiamo, ma anche l'impegno, la volontà, la motivazione, quindi tutto quello che riguarda noi. Lo stile di attribuzione esterno riguarda invece l'ambiente esterno a noi, che può essere anche legato alla fortuna, al fato, al karma, a Dio, nel caso in cui crediamo, al contesto, alle circostanze. Quindi, come potete vedere, è uno stile di attribuzione esterno. Si parla moltissimo di locus of control, quanto controllo si ha dei propri eventi della vita. Posso avere un locus of control interno, quindi ho un buon controllo interno. Chiaro che non posso controllare tutto, perché c'è un grado di imprevedibilità, e questo è inevitabile nella vita. Non può esserci solo un locus of control interno. E poi c'è il locus of control esterno, quindi il controllo lo do a qualcun altro, al di fuori di me, agli eventi. Ci sono delle persone che sono un po' in balia degli eventi, che non hanno un controllo della propria vita, neanche parziale, cioè vengono controllati completamente dagli eventi, quindi vengono trascinati dagli eventi. Ecco, vorrei che rifletteste un po' su questo punto, cioè quanto controllo hai sugli eventi della tua vita. Ti fai trascinare, ti fai portare dalle cause, oppure hai un buon controllo di te, una buona consapevolezza del tuo carattere, del tuo impegno, della tua motivazione, del tuo talento, e sai anche prenderti la responsabilità delle cose che succedono, sia in positivo, cosa tanto facile, perché è facile prendersi la responsabilità di qualcosa di positivo, ma anche in negativo, cioè quando le cose non vanno bene, prendersi la responsabilità e non dire è colpa del docente, è colpa dell'arbitro, è colpa di questo, è colpa di quell'altro, perché ci si perde l'occasione anche di riflettere su se stessi, di prendersi almeno un po' di responsabilità. Passiamo ora, sempre per quanto riguarda le attribuzioni, ad un altro modello, che è quello di Bernard Wiener.
ancora vivente, nato nel 1935. È un modello un po' più articolato e complesso, sempre inerente al locus of control, che riguarda l'attribuzione interna o esterna, la stabilità e la controllabilità. Quindi sulla base delle proprie attribuzioni avremo un determinato atteggiamento nei confronti della vita. Possiamo fare un esempio tra l'essere fatalisti ed essere piagnucoloni. Il fatalista è colui che dice: vabbè, qualsiasi cosa succede lo attribuisco a qualcosa di esterno. Invece qualcun altro, che è il piagnucolone, attribuisco allo stesso modo esternamente le cause, però con una modalità diversa. Mi spiego meglio. Il fatalista, il piagnucolone, colui che si piange addosso per qualunque cosa, hanno qualcosa in comune: il fatto che comunque in entrambi i casi attribuiscono i propri successi, così come i propri insuccessi, a qualcosa di esterno. Perché il fatalista dice: vabbè, qualunque cosa succede sarà il fato, deciderà il fato, il karma, quello che volete. E il piagnucolone invece lo fa con altre modalità, quindi è uno stile attributivo esterno. Interno invece è una persona che dice: ok, mi assumo le mie responsabilità, prendo il controllo della situazione, per quanto ovviamente sia possibile, perché ci siamo detti che non sempre possiamo avere il controllo su tutto. E facciamo proprio un esempio. Abbiamo perso la partita a causa della pioggia. Qua è facile capire che stiamo parlando di un'attribuzione esterna, giusto? Che cosa vuol dire stabilità? Allora, stabilità vuol dire se quell'evento è stabile o instabile, controllabile o incontrollabile. Nel caso della pioggia è qualcosa di instabile e incontrollabile, perché io non posso decidere quando fare piovere o quando non fare piovere, giusto? Infatti, spesso si dice che bisogna imparare a giocare o a gareggiare anche quando c'è la pioggia, perché non possiamo sapere quando ci sarà la pioggia o meno. Quindi è qualcosa di instabile e incontrollabile. Invece, nel caso in cui abbiamo perso la partita perché eravamo demotivati, l'attribuzione è interna, perché io mi prendo la responsabilità di essere stati demotivati, ed è stabile e controllabile, perché al contrario della pioggia, la motivazione è qualcosa che abbiamo dentro di noi, che possiamo controllare, che possiamo alimentare attraverso un buon lavoro fatto dall'allenatore, dalla squadra stessa, dal singolo individuo che motiva anche gli altri. E quindi chiaramente si parla di stabilità e controllabilità. Quindi, nel caso del modello di Bernhard Weiner, abbiamo un modello un po' più articolato che prevede tre elementi, che sono l'attribuzione interna e esterna, come negli altri modelli, ma anche la stabilità e la controllabilità. Anche perché prendiamo sempre i due casi. Nel primo caso, essendo instabile e incontrollabile, io non ho grandi margini di manovra, non posso fare molto, perché è quello che è successo, è attribuibile a qualcosa di esterno ed è incontrollabile. Invece, nel secondo caso, io posso fare qualcosa, anzi, ho un buon margine di manovra per poter modificare quella determinata situazione. Vediamo di applicare le attribuzioni nel contesto scolastico con un esercizio molto interessante. Per ogni esempio, segna se si tratta di stile interno-esterno, stabile-instabile o controllabile-incontrollabile. Allora, io vi consiglio, soprattutto perché so che ci sono anche tante classi intere che mi seguono, di stoppare la videolezione e di fare l'esercizio per poi verificare insieme a me qual è il risultato dell'esercizio. Iniziamo con la prima frase. Quando studia, Giulia cerca sempre l'aiuto della madre, convinta che riuscirà a studiare meglio e a prendere un miglior voto solo con il suo aiuto. Allora, in questo caso abbiamo un'attribuzione, uno stile esterno, una situazione instabile e incontrollabile. Perché questo? Perché la mamma può anche avere degli impegni, può anche avere delle altre cose da fare. Quindi Giulia attribuisce a qualcos'altro fuori da sé il proprio successo scolastico. Ok?
Marco è convinto che anche se studia, il suo successo dipenderà tutto dalle domande che gli farà il docente. In questo caso abbiamo sempre un'attribuzione esterna, instabile e incontrollabile perché non può sapere assolutamente di cosa, che domande gli farà il docente. Ludovica sa di poter recuperare la verifica di storia studiando a casa con impegno. In questo caso abbiamo un'attribuzione interna perché Ludovica crede nelle proprie potenzialità, lavora su se stessa ed è stabile e controllabile perché Ludovica può lavorare con motivazione e impegno, è qualcosa che può fare internamente. Quindi specifico per quanto riguarda l'1 e il 3. Nel primo caso è instabile e incontrollabile non perché la mamma è cattiva e lascia in balia Giulia, però Giulia deve anche imparare a studiare da sola, non a dipendere dalla propria mamma, perché magari ci sono dei giorni che la mamma non potrà aiutarla. Invece Ludovica ha imparato a prendersi la propria responsabilità dei propri voti e anche di impegnarsi da sola per recuperare, quindi in questo caso stiamo parlando di stabile e controllabile. Ma arriviamo ai bias cognitivi. Abbiamo detto che le euristiche sono delle strategie cognitive, sono delle strategie che ti consentono di bypassare dei processi mentali che sarebbero troppo carichi, troppo forti, cioè non riusciremmo a vivere la nostra vita come la viviamo oggi, tenendo anche conto che noi in media si suppone che prendiamo più di 35.000 decisioni al giorno, quindi non riusciremo a pensare a tutto in modo analitico, le euristiche ci aiutano nelle scorciatoie. Però possiamo incappare in errori, in distorsioni, in errori di valutazioni che possono generare appunto dei pasticci e si chiamano bias. Allora li troverete anche al plurale, biases, anche se in realtà siccome la regola vorrebbe che quando si utilizza un termine inglese nel linguaggio italiano, perché questo termine bias viene usato proprio in inglese anche nella lingua italiana per indicare queste trappole cognitive, è meglio usare il singolare, perché noi già usiamo il plurale con l'articolo. È una sottigliezza, troverete anche biases cognitivi, oppure in inglese troverete cognitive biases, ma in quel caso lì perché la lingua è la lingua inglese. Di norma invece nella lingua italiana si usano bias cognitivi. Allora, ci sono diversi tipi di bias, tra cui i bias di attribuzione, li vediamo insieme. L'errore fondamentale di attribuzione, self-serving bias e l'effetto se altro. Iniziamo con l'errore fondamentale di attribuzione. Che cosa significa? Significa generalizzare attribuendo una caratteristica di personalità di un individuo in diversi ambiti della sua vita. Quindi generalizzo, prendo quella determinata caratteristica di personalità e la estendo in tutti i suoi ambiti, senza però tenere in considerazione l'ambiente e i fattori esterni. Un esempio molto banale, ma sicuramente chiarificatore, è quando si sostiene che un professore di una materia come economia aziendale sia molto preciso e pignolo in tutti i suoi ambiti. Poi magari invece si va a casa sua e non è per niente preciso e pignolo. Un ingegnere è preciso e pignolo perché è un ingegnere. No, magari è un ingegnere sul suo lavoro, ma magari a casa non ha sviluppato quella forma mentis. Quindi l'errore fondamentale di attribuzione è che io attribuisco quel determinato tratto caratteriale piuttosto che quella determinata caratteristica a tutti gli ambiti, quindi in tutti, oppure il medico è cinico e preciso, puntiglioso, in sala operatoria, invece a casa non lo è ipersensibile, eccetera. Invece vediamo il self-serving bias. È l'inclinazione che ogni persona ha verso se stessa, cioè verso il tutelarsi, il salvaguardare se stessa, per cui io attribuisco i miei successi a me stesso
e i miei insuccessi a qualcosa di esterno a me. Quindi tendiamo a dare un'attribuzione interna a noi e l'attribuzione esterna quando, l'attribuzione interna a noi quando abbiamo successo, quando le cose vanno bene, quindi sono stato io, bravo, eccetera, me lo sono meritato, ho fatto, ho disfatto, invece l'attribuzione esterna quando abbiamo degli insuccessi o degli infallimenti, dei fallimenti, quindi ho fallito, sono stato bocciato per colpa della prof cattiva, che ha fatto domande difficili, che mi ha messo in difficoltà, che è una giornata pessima perché qualcuno mi ha fatto arrabbiare, ecco il fatto di mi hai fatto arrabbiare. Invece, per esempio, passo l'esame con il 30 lode perché? Perché ho studiato, perché mi sono impegnato, eccetera. Quindi la tendenza è quella di salvaguardare se stessi, tutelarsi, e quindi si tende ad attribuire i successi a se stessi e attribuire gli insuccessi agli altri. Poi, per carità, ci sono anche delle persone, meno frequente, che fanno il contrario, però è una cosa meno frequente, quindi persone che magari dicono ho preso 30 perché è stata fortuna, oppure perché la docente è stata molto brava con me. E vediamo adesso l'effetto se altro. Nell'effetto se altro tutto dipende se io sono l'attore o lo spettatore, l'osservatore della situazione, e valuto il tutto in base a questo. Quindi, per esempio, quando due persone litigano tendono a dare un peso maggiore alle brutte parole che l'altro dice piuttosto che a quelle che diciamo noi. Quindi delle volte quando noi litighiamo, supponiamo io e un'altra persona litiga, si tende a dire ma lui mi ha detto delle cose molto più pesanti, e magari noi non ci accorgiamo che abbiamo detto di peggio, ok? Quindi l'effetto se altro ci consente di guardare con gli occhi nostri però la situazione, senza però renderci conto, oppure estraniarci, vedere esternamente, valutare anche il nostro comportamento. E questi sono i bias di attribuzione. Ecco, per spezzare un po' la lezione, volevo leggervi questa bella frase che dice che tutto quello che un individuo è, in bene o in male, lo è per aver ricevuto dai suoi genitori alcune molecole e per aver subito alcune influenze esterne. Quindi l'influenza esterna è fondamentale, perché siamo quello che siamo anche in virtù del fatto che siamo all'interno di un contesto sociale che ci ha comunque formato ed educato. Infatti adesso ci occupiamo proprio dell'influenza sociale, che un pochino durante il nostro percorso di questa video lezione lunga abbiamo imparato sotto mentite spoglie a conoscere, ma che è importante analizzare per poi arrivare alla parte relativa agli stereotipi, ai pregiudizi e alla parte sul razzismo. Iniziamo innanzitutto, come sempre, a definire che cos'è l'influenza. L'influenza è l'azione esercitata da una cosa o da una persona su un'altra. Quindi può essere un'influenza del clima, può essere un'influenza della cultura greca, su quella romana, di compagni, eccetera. Ma nello specifico noi ci occupiamo ovviamente dell'influenza sociale, cioè quando l'influenza è esercitata dalla società di appartenenza. Per società di appartenenza intendiamo un genitore, un amico, un insegnante, la scuola, un mezzo di comunicazione, per esempio la televisione, la radio, ma anche i social network con Instagram, Facebook e, perché no, anche da parte degli influencer. Perché? Perché gli influencer, guarda caso si chiamano influenzatori, hanno un ruolo di influenza sociale oggigiorno, in quest'ultimo decennio, molto 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 rilevante nella vita delle persone, perché muovono comportamenti d'acquisto, ma non solo, anche cambiano gli stili di vita, e lo vediamo. Vediamo un po' le caratteristiche dell'influenza sociale. Innanzitutto dobbiamo dire che non è un processo unidirezionale, ma è molto più complesso, perché in una società liquida, fluida come la nostra, il soggetto, cioè il protagonista, l'influenzatore, diventa a suo modo e allo stesso tempo un influenzato, e viceversa, perché è un ciclo
dove c'è una grande, che non è neanche una bidirezionalità, perché bidirezionale vorrebbe dire A a B, B ad A. Qua è un network di influenze. Io oggi influenzo te, tu domani influenzo un'altra persona, poi l'altra persona influenza me, eccetera, eccetera. L'influenzatore non deve necessariamente essere presente. Pensiamo agli influencer nel mondo dello spettacolo, gli influencer all'interno dei social network. Noi magari non li vediamo, non li conosciamo direttamente, ma ci influenza comunque. Oppure anche nella nostra vita quotidiana, una persona lontana, anche fisicamente, oppure magari che non c'è più, può influenzarci ancora. Anche una persona defunta può influenzarci per X motivi. Attenzione, perché l'influencer o l'influenzatore non sempre è consapevole di esserlo o non sempre vuole esserlo. Delle volte gli influenzatori più, diciamo, più efficaci sono proprio coloro che non sanno di esserlo, che trascinano le persone, che le stimolano senza necessariamente dover fare nessuna attività di marketing o di promozione per questo. E poi un'altra cosa importante è che l'influenza non è necessariamente negativa, anzi io posso influenzare, per carità ci sono, io nel mio piccolo cerco di farlo, di influenzare nel positivo, influenzare per la cultura, influenzare per la sensibilizzazione su alcuni temi che a me stanno a cuore. Quindi l'influenza non necessariamente deve essere negativa, anzi è importante che ci sia consapevolezza del fatto che l'influenza sociale possa veramente essere utilissima per veicolare dei concetti importanti e universali come la pace, la libertà, la cultura e via dicendo. E adesso ci occupiamo delle modalità dell'influenza sociale. Nello specifico vediamo l'acquiescenza, l'identificazione e l'interiorizzazione. L'acquiescenza è stata teorizzata dallo psicologo statunitense Herbert Kelman, che l'acquiescenza è tipica di una fonte autoritaria, di una fonte potente, in grado di elargire che cosa? Ricompense da un lato e punizioni dall'altro. Infatti l'acquiescenza è proprio un cambiamento esteriore, cioè che arriva da qualcosa di esterno a noi, da un'autorità che elargisce per l'appunto ricompense e punizioni. Per esempio, se non studi, ti tolgo il cellulare. Se studi, ti faccio un regalo. Ecco che l'acquiescenza, il cambiamento che avviene dentro di noi, è un cambiamento soltanto esteriore, dato da un'autorità che decide per noi o quantomeno che influisce fortemente, ha un'influenza sociale molto forte su di noi. Poi abbiamo l'identificazione. L'identificazione invece dove abbiamo non una fonte autoritaria, ma una fonte attrattiva, una fonte che ha un certo appeal, come nel caso dell'esempio che vi faccio. Io magari sono uno studente un po' indisciplinato, studio poco, non prendo proprio dei bei voti, però ho il mio miglior amico nella mia stessa classe che invece studia molto, è molto disciplinato, va bene a scuola. E io mi identifico in lui e voglio cercare di essere come lui, quindi inizio a studiare maggiormente, ad essere più disciplinato. Quindi questo cambiamento è un cambiamento seguendo qualcun altro, quello di qualcun altro. L'interiorizzazione invece è qualcosa di più interiore, non è un'identificazione, quindi io cambio il mio cambiamento seguendo quello di qualcun altro, ma me lo faccio proprio. Quindi la fonte è una fonte affidabile, una fonte credibile che mi porta a questo cambiamento interno, non solo dei miei comportamenti, ma anche dei miei pensieri, delle mie emozioni, del mio stile di vita. E queste sono le modalità dell'influenza sociale. Ma veniamo ad alcune forme di influenza sociale, nello specifico vedremo il consenso sociale, il conformismo e poi vedremo la sottomissione all'autorità. Allora, il consenso sociale è un accordo, una conformità, un'uniformità di pensieri tra più persone della stessa società o comunque di uno stesso gruppo sociale, in caso però di ambiguità e di incertezza, mentre vedremo che il conformismo è un accordo, una conformità, però in caso di situazioni oggettive.
Vediamo proprio l'esempio del consenso sociale. È un esperimento di Sheriff, che era stato uno psicologo statunitense vissuto tra il 1906 e il 1988, statunitense ma di origine turca, che mostrò ai partecipanti di una ricerca un'illusione ottica. È chiaro che l'illusione ottica non ha nulla di oggettivo, è qualcosa di ambiguo, è qualcosa di poco certo, su cui si era aperto un dibattito tra i vari partecipanti. Quello che si è visto è che ci fu una normalizzazione, cioè i partecipanti che avevano ognuno la propria idea di che cosa vedevano nell'illusione ottica iniziarono a mettere insieme le loro idee e a raggiungere un consenso sociale. Vuol dire una risposta collettiva, una valutazione collettiva attraverso una norma consensuale, una normalizzazione. Questo è ciò che avviene nel consenso sociale. Invece adesso vediamo che cos'è il conformismo. La conformità sociale. Ecco, il conformismo è l'accordo, il conformismo, l'uniformità di pensieri e di azioni, però in caso di situazioni oggettive, come è stato il caso dell'esperimento di Solomon Ash. Vedete qui che ci sono due immagini, da un lato c'è una linea, dall'altro ci sono tre linee A, B e C. È stato chiesto ad 8 soggetti, di cui 7 però erano complici dello sperimentatore, quindi seguivano quella che sapevano di che cosa si trattava la ricerca, di valutare quale fosse tra A, B o C la linea con la stessa lunghezza dell'immagine a sinistra. Allora, è abbastanza oggettivo, abbastanza a colpo d'occhio, si capisce subito che è la C. Soltanto che i 7 complici avevano iniziato a dire all'interno del gruppo risposte diverse, quindi ah no, secondo me la A, ah no, secondo me la B, no, la C non può essere. E quello che si è notato è che le persone ignare, quindi non i complici, ma le persone che realmente partecipavano alla ricerca, non sapendo di che cosa si trattasse, iniziavano a cambiare la loro idea. Conformandosi quindi in virtù di quello che dicevano gli altri, per cui inizialmente magari dicevano C, poi dopo cambiavano idea e si conformavano, si dice molto spesso anche proprio nella quotidianità, quindi si conformavano, conformavano i propri pensieri, i propri comportamenti sulla base di quello che diceva la massa, in quel caso lì, quindi il gruppo dei partecipanti. Ma arriviamo alla sottomissione dell'autorità, un argomento sicuramente molto dibattuto anche in virtù di quello che era successo e è successo durante la Seconda Guerra Mondiale, che è l'influenza di un'autorità, cioè quanto influisce un'autorità che può essere un capo di Stato, delle forze dell'ordine, ma allo stesso tempo anche un genitore, degli insegnanti, adesso poi lo vedremo. Su una determinata situazione. Ed è stato proprio il caso dell'esperimento di Stanley Milgram nel 1965, esperimento che ha destato non poche riflessioni proprio su questo argomento. Diciamo, il campione di questo esperimento sono stati degli insegnanti. Gli insegnanti dovevano fare imparare a memoria un elenco di parole a degli studenti e questi studenti dovevano saperle a memoria. Se non sapevano bene a memoria, gli sperimentatori dicevano agli insegnanti di sottoporre agli studenti che non avevano imparato bene e non sapevano bene l'elenco una scossa elettrica. Attenzione perché la scossa elettrica era finta. Addirittura gli studenti, ovviamente complici, dovevano fingere dei movimenti, un dolore, insomma, legato alla scossa elettrica, ma in realtà era tutto assolutamente finto. Allora, gli insegnanti, nonostante le prime reticenze, perché c'era qualcuno che non era d'accordo nel adempiere a questo compito di questa ricerca, hanno poi continuato a seguire le direttive degli sperimentatori per il 62,5%, quindi più della metà degli insegnanti. E questo ci fa pensare che l'autorità, in questo caso, cioè gli sperimentatori, avessero avuto più importanza di quanto non sia stato l'atto in sé, quindi il valore, la morale, l'etica che gli insegnanti in quel momento si erano completamente dimenticati. Perché? Perché dovevano eseguire un compito dato da un'autorità.
Infatti Milgram poi parla di stato eteronomico, che è un fenomeno psicologico per cui si dà più importanza, più valenza al seguire l'autorità piuttosto che non a quello che si fa realmente, che è poi quello che in sostanza è successo tante volte nella storia, così come nella Seconda Guerra Mondiale con i campi di concentramento, dove molte persone hanno eseguito dei compiti senza neanche mai riflettere sul oddio cosa sto facendo, o magari lo facevano anche, ma continuavano a compiere quelle azioni un po' come degli automi, perché? Perché c'è un'autorità che me lo dice. Nessuno può giustamente censurare o condannare un altro perché veramente nessuno conosce perfettamente un altro. Ecco, questa è una frase che è molto interessante proprio perché in virtù anche di quello che è successo nella Seconda Guerra Mondiale, di cui parliamo sempre a scuola il 27 di gennaio, continueremo a farlo, me lo auguro perché è importante ricordarsi, non un giorno della memoria qualsiasi, ma ricordarsi che quel fenomeno psicologico di cui ho parlato poco fa ha fatto veramente dei danni, inenarrabili. Adesso proprio in virtù di questo ci focalizziamo in uno degli argomenti più dibattuti della psicologia sociale, quello legato agli stereotipi, al pregiudizio e successivamente al razzismo. Allora, innanzitutto dobbiamo fare una distinzione tra stereotipo e pregiudizio, perché sono due cose separate, anche se spesso, diciamo, viaggiano a braccetto, ma è utile, almeno per chi studia psicologia, fare una distinzione tra i due aspetti. Allora, lo stereotipo in psicologia è un'opinione precostituita, quindi me la faccio prima, generalizzata e semplicistica della realtà. Quindi io generalizzo e semplifico la realtà che mi circonda, che non si fonda cioè sulla valutazione personale dei singoli casi, ma si ripete meccanicamente su persone, avvenimenti e situazioni. Quindi viene generalizzata. Il pregiudizio è un giudizio precedente la conoscenza dei fatti o delle persone. Infatti è un'idea, un'opinione concepita sulla base di convinzioni personali e prevenzioni generali, senza una conoscenza diretta dei fatti, delle persone, delle cose, tale da condizionare fortemente la valutazione e da indurre quindi in errore. Adesso andiamo ad analizzare meglio questi due aspetti. Iniziamo proprio con lo stereotipo. Lo stereotipo, anche in francese si dice cliché, è quindi un'opinione rigida. D'altronde dal greco stereos, che vuol dire rigido, fermo, è precostituita, quindi io la costituisco prima ancora, quindi ce l'ho già nella scatola. È un po' come se in un cassetto del mio cervello io abbia degli stereotipi e li tiri fuori quando sono necessari. È generalizzata, quindi io della stessa categoria di persone generalizzo per tutti, della stessa tipologia di persone generalizzo per tutti. Ed è semplicistica. Per esempio, qual è lo stereotipo di un italiano? Ecco, io ho viaggiato, mi è capitato anche di andare, di fare l'Erasmus, eccetera, e delle volte mi sono sentita dire: ah, italiano, pizza, mandolino, mafia, eccetera. Ecco, questo è un classico stereotipo sociale, un classico stereotipo per cui, non so, le persone pensano che noi mangiamo la pizza tutti i giorni, che la mafia sia presente dappertutto in Italia o quantomeno che sia una cosa presente in ognuno di noi, come se fosse un tatuaggio che ci portiamo dietro, eccetera, eccetera, o un mandolino che io onestamente non ho mai suonato. E questo è uno stereotipo generalizzato dove questi sono tutti ladri, questi sono tutti ricchi, questi sono tutti stupidi, eccetera. Quindi si va a generalizzare, a semplificare un pensiero che invece è un po' più complesso, perché noi italiani siamo tanti milioni di italiani e siamo molto diversi. Certo, magari abbiamo delle caratteristiche comuni, abbiamo delle tradizioni, per carità, ma non si può generalizzare, non si può fare di tutta l'erba un fascio. E proprio in virtù di questo voglio farvi riflettere sul fatto che
Noi spesso usiamo degli stereotipi sociali, non ce ne accorgiamo nemmeno, fa parte un po' della nostra indole umana. Quindi quando mi chiedono da dove nascono gli stereotipi, in realtà lo stereotipo fa parte di noi perché noi abbiamo bisogno di categorizzare tutto, ce lo siamo detti più volte, abbiamo bisogno di mettere, di dare un significato a tutte le cose, di mettere come se fosse un magazzino delle etichette ad ogni scompartimento. Certo è che delle volte si cade in errore, allora che cosa bisogna fare? Bisogna fare in modo che ci si... Quando si cade nello stereotipo ci si fermi per tempo prima di creare dei danni o comunque aprendo la propria mente e pensando che, per esempio, la parola solare non necessariamente deve essere attribuita ad una determinata nazionalità piuttosto che ad un'altra. Ma vediamo l'esercizio. Io adesso vi chiedo di attribuire a questi aggettivi ad una nazionalità o a più nazionalità che vi vengono in mente. Solare, preciso e puntiglioso, puntuale, elegante, pigro, stacanovista, obeso, poco attento alla pulizia, mammone. Ecco, stoppate la video lezione, poi vi spiego adesso che cosa ho pensato, perché vi ho fatto fare questo esercizio. Io non voglio assolutamente fomentare gli stereotipi, ma voglio farvi riflettere che viene di default il fatto che spesso abbiamo queste categorie mentali. Certo, dobbiamo poi metterci una X e dire ok. Prendiamo per esempio preciso e puntiglioso, magari avete pensato ad uno svizzero, ad un tedesco, ad un giapponese. Ok, però magari non tutti gli svizzeri sono precisi e puntuali, non tutti gli italiani sono mammoni, non tutti gli statunitensi sono obesi. Ecco, è questo l'importante, cioè. Va bene gli stereotipi, ogni tanto ci si gioca anche su, ci si fanno quattro risate, ci sono un sacco di video anche su YouTube dove ci si scherza su, no? Su ogni nazionalità, come l'inglese, ci sono anche le barzellette, no? Tedesco, e lì ci si fa anche quattro risate, per carità, però fin dove si può arrivare? Cioè quando lo stereotipo va a ledere una determinata persona, una determinata categoria e non si esce dal recinto, dalla gabbia dello stereotipo, allora lì sì che veramente lo stereotipo non fa più ridere assolutamente nessuno. Ecco, come vi dicevo, la categorizzazione è molto importante perché è un meccanismo cognitivo che consente di elaborare le informazioni. Quindi da un certo punto di vista gli stereotipi ci saranno sempre, fanno parte di noi, ma dobbiamo saperli, gestire al meglio proprio per evitare il rischio della generalizzazione. Quindi, vi ho proposto un altro esercizio sulla disegna, descrivi una donna giapponese, un immigrato, un messicano, una persona che ha fatto un incidente, che ha provocato un incidente d'auto, un calciatore, giusto per capire che, per esempio, se disegnate il messicano come un mariachi vestito, che dorme, è vestito appunto con gli abiti tipici dei mariachi, non sono tutti così messicani, così come non è detto che sia una donna che provoca un incidente con il famoso detto donne al volante pericolo costante. Bisogna riflettere molto bene su quello che si dice e si pensa. Ecco, poi c'è anche l'autoconvalida, cioè la convalida automatica di quello stereotipo, e questo lo si fa in tutti gli ambiti. Quindi se io ho uno stereotipo, questo stereotipo vale nell'ambito lavorativo, vale nell'ambito privato, nello sport, eccetera, eccetera. Donne al volante, pericolo costante, questo è uno stereotipo. Un vero uomo non deve piangere mai, invece in realtà, anzi, è importante che anche l'uomo sappia esprimere le proprie emozioni, anche eventualmente con il pianto. Chi porta i pantaloni in casa? Ecco, questo è uno stereotipo sociale, dove si pensa che l'uomo debba portare più soldi, lavorare di più, a portare i pantaloni in casa. Chi deve fare le pulizie, accudire i figli, necessariamente deve essere la donna. Adesso stiamo cercando, la nostra società sta cercando un po' di scardinare queste credenze, questi stereotipi, ma non è sempre facile.
Passiamo ora ai pregiudizi, che abbiamo detto sono dei giudizi precedenti a quello che poi è la conoscenza diretta di una cosa, di una persona. Quindi io mi faccio un pregiudizio e quindi è un atteggiamento nei confronti di una persona, di un gruppo, di una categoria che può essere positivo o negativo. Positivo quando il pregiudizio predispone a un atteggiamento favorevole, mentre negativo è l'atteggiamento sfavorevole o addirittura di odio, di rigetto nei confronti di una persona. Chiaro è che noi conosciamo maggiormente il pregiudizio negativo, che ha un eco sociale molto più forte, portando ad una discriminazione razziale, etnica, l'antisemitismo, l'omofobia, la xenofobia, insomma se ne parla tanto in questo periodo. Sicuramente il pregiudizio negativo ha un impatto sociale e mediatico molto più forte rispetto ad un pregiudizio positivo di cui si parla molto poco, però esiste anche. Io per esempio posso avere un pregiudizio positivo di una persona che viene a fare un colloquio con me perché non lo so, mi invento, perché è di Milano come me, quindi ho un pregiudizio positivo. Adesso sto inventando. Questo per esempio può essere un pregiudizio, cioè io giudico la persona sulla base del è di Milano, è come me, è nato a Milano, è residente a Milano, ok, perfetto. E quello è un pregiudizio positivo, quindi atteggiamento favorevole nei confronti della persona. Però ovviamente il pregiudizio negativo è molto più forte, molto più sentito rispetto a quello positivo. Ecco, da dove nasce il pregiudizio? Teodor Adorno, che è stato un sociologo, filosofo tedesco, tra l'altro emigrato negli Stati Uniti proprio a causa dell'antisemitismo, si è posto questa domanda, in modo particolare si è posto la domanda sul quale fosse l'origine dell'antisemitismo. E lui, con i suoi vari studi, giunge alla definizione di una personalità, di un tipo di personalità che ha il pregiudizio, che sviluppa un determinato pregiudizio. Ed è una personalità autoritaria. Attenzione perché il termine personalità autoritaria è un po' fuorviante, perché voi probabilmente pensate, beh, una persona con un carattere autoritario, che dice direttivo, eccetera. No, è esattamente il contrario. È una personalità molto conformista, molto rigida, non è capace di adattarsi bene all'ambiente, al cambiamento, è poco flessibile. È una persona che ha ricevuto un'educazione di tipo repressivo ed è per questo che è rigida, molto legata, poco capace sviluppare anche sicurezza in sé. Infatti è una persona che è estremamente insicura e proprio per questo motivo ha bisogno di una guida, di un'autorità che la guidi, che la influenzi, che le dica quello che deve fare. Quindi quello che ha rilevato Adorno è che tutte le persone che hanno sviluppato il pregiudizio, per esempio nel caso dell'antisemitismo, sono persone insicure, sono persone rigide, sono persone che hanno poca tolleranza, ma perché già da prima nell'educazione ricevuta non l'hanno avuta, non hanno avuto flessibilità, hanno avuto una repressione dei propri sentimenti, delle proprie emozioni, dei propri pensieri. E quindi che cosa fanno? Si sottomettono all'autorità, che è quello che abbiamo visto prima. La sottomissione all'autorità ci porta a fare che cosa? Ci porta a spegnere il cervello e a fare quello che ci dice l'autorità senza pensare, senza ritenere che magari quella cosa non va fatta per valori, per morale, per etica. Quindi questo è il pensiero di Theodor Adorno. Ma vediamo Henri Tailleul, anche lui psicologo, 1919-1982. Lui parla della teoria dell'identità sociale. Dice che in noi c'è la ricerca di un'identità sociale. Noi dobbiamo riconoscerci all'interno di un gruppo o di gruppi sociali. E quindi nel momento in cui facciamo parte di un gruppo ci sentiamo in group, mentre quelli che sono fuori dal nostro gruppo, che può essere noi italiani, voi stranieri, voi immigrati, noi di questa squadra calcistica, voi di questa squadra calcistica, eccetera, eccetera, insomma, ce ne sono tante di queste situazioni.
tutto quello che è fuori dal mio gruppo diventa out-group e diventa pregiudiziale perché io ho un pregiudizio nei confronti di quel gruppo. Perché si chiama pregiudizio? Proprio perché io non conosco realmente, perché non facendo parte di quel gruppo mi faccio un giudizio precedente alla conoscenza reale dei fatti. E poi vedremo infatti che una delle strategie per cercare di sanare il pregiudizio è proprio quello di andare a conoscere l'outgroup. Quindi non dico farne parte, ma quantomeno aprire le porte alla conoscenza dell'altro. Ma vediamo Sheriff, psicologo statunitense che ha svolto un esperimento molto interessante in un campus estivo con ragazzini di 12 anni. Allora, all'inizio, quando sono arrivati nel campus estivo, i ragazzini potevano conoscersi tra di loro, si erano create le varie amicizie, non c'era una divisione in gruppi, quindi ognuno di loro si conosceva e si creavano le diverse amicizie in base proprio ai gusti personali, alle proprie propensioni. Ma ad un certo punto i ragazzi sono stati divisi in due gruppi, i serpenti da un lato e le aquile dall'altro, e vengono sottoposti a diverse prove, a diverse competizioni, insomma un po' come succede nei campus estivi: caccia al tesoro, partite di baseball, insomma sport vari ed eventuali, con ovviamente un premio al vincitore. Cosa succede? È abbastanza facile intuirlo, succede che c'è uno sfaldamento delle relazioni intergruppi, quelle che si erano create nella prima fase, quindi l'amico, due amici che si erano diventati molto amici all'inizio, poi improvvisamente uno fa parte dei serpenti, l'altro fa parte delle aquile, improvvisamente l'amicizia non c'è più, c'è un forte senso di appartenenza al proprio gruppo e ovviamente un aumento dei conflitti e dei pregiudizi nei confronti degli altri, con addirittura si è assistito durante l'esperimento a delle risse, quindi a delle situazioni particolarmente violente. Ecco, come risolvere un pregiudizio? Sicuramente un primo step, anche se non è esaustivo, è quello di entrare in contatto diretto e conoscere le persone appartenenti all'outgroup, quindi cercare di decategorizzare, togliere le varie categorie per conoscere anche quello che c'è al di fuori. E l'esperimento fatto da Daniel Katz e Kenneth Braley ci aiuta molto a capire questo aspetto. Allora, il campione sono degli studenti, l'obiettivo era quello di descrivere i diversi gruppi etnici con 5 aggettivi presi da un elenco di 84 aggettivi. Quindi loro dovevano descrivere questi gruppi etnici sulla base di questi 84 aggettivi, scegliendone 5. Ecco, la cosa incredibile è che il risultato era degli stereotipi sociali, soprattutto per le etnie su cui non si aveva una conoscenza diretta, quindi si aveva proprio un pregiudizio. Io magari, adesso faccio l'esempio del turco, il turco nell'esperimento era emerso come crudele e perfido, come nazionalità, come gruppo etnico, ma nessuno dei partecipanti conosceva una persona turca nella propria vita. Quindi questo è proprio il pregiudizio. E l'ebreo, per esempio, era emerso per il 79% come avaro. Quindi questo dimostra il fatto che è importante conoscere, per quello che una delle strategie è proprio quello di entrare in contatto diretto, conoscere le persone di quel gruppo, per poi sfatare questi miti che sono proprio dentro il nostro magazzino di memoria, forse un retaggio dei nostri avi, del nostro passato, che ci fa però prendere ogni tanto delle cantonate. Ecco, il primo punto, come risolvere un pregiudizio, l'abbiamo visto, la decategorizzazione, ma anche la condivisione di obiettivi comuni. Pensavo per esempio all'esperimento di Sheriff e del campus estivo. Sicuramente se i due gruppi, i serpenti e le aquile, avessero fatto delle cose insieme o a un certo punto si fosse fatto un lavoro insieme in gruppo, probabilmente i gruppi si sarebbero rinsaldati. Perché? Perché avevano un obiettivo comune. È una sfida sicuramente fondamentale, proprio per vincere il razzismo che è oggigiorno ancora molto presente, ahimè, in tutto il mondo. Che cos'è il razzismo? Ecco, il razzismo è un'ideologia,
una teoria e prassi politica e sociale fondata sull'arbitrario presupposto dell'esistenza di razze umane biologicamente e storicamente superiori, destinate al comando, e di altre inferiori destinate alla sottomissione, e intesa con discriminazione e persecuzione contro di queste, e persino con il genocidio, a conservare la purezza e ad assicurare il predominio assoluto. Ci ricordiamo l'antisemitismo non solo nella Shoah, ma anche nel Medioevo. Pensiamo alla crociata dei Pezzenti, proprio nel Medioevo, che ebbe una strage di ebrei. Ecco, un altro esempio può essere la situazione della popolazione di colore negli Stati Uniti, in Sudafrica, in altri posti, insomma, con l'apartheid ci sono state varie difficili situazioni di razzismo in questi paesi, e qua si tratta di discriminazione, di intolleranza, di gerarchie, cioè dove il pregiudizio e gli stereotipi diventano all'ennesima potenza, arriva quindi il razzismo. Ecco, un genetista che è Luigi Luca Cavalli Sforza, quindi italiano, ha dimostrato una cosa molto interessante che ogni tanto bisogna ricordarla tutti quanti, che non esiste il concetto di razza. Perché questo? Perché l'intera umanità arriva da un unico ceppo e che è di origine africana. Quindi tutti noi deriviamo da un unico ceppo che è di origine africana, perché tutto è partito ovviamente dall'Africa, infatti i primi ritrovamenti di ominidi sono proprio in Africa. Poi, per diversi fattori legati alle glaciazioni, legati al bisogno di terreni più fertili, eccetera, eccetera, c'è stata l'emigrazione. C'è chi è andato a sud, c'è chi è andato a nord e hanno cercato un terreno diverso, e i caratteri esterni del proprio corpo, per cui il colore della pelle, l'altezza, la forma degli occhi, sono cambiati in virtù di sono andato a sud, dove c'è molto caldo, dove c'è molto sole, o sono andato a nord, dove c'è molto freddo, dove ci si copre molto. E ovviamente il corpo e ovviamente anche il carattere si è adattato all'ambiente circostante, e quindi l'esempio è la carnagione scura con la carnagione chiara. Però Luigi Luca Cavalli Sforza ci dice una cosa fondamentale, che è inutile parlare di razza, perché in realtà le razze non ci sono, perché se torniamo indietro c'è un'unica intera umanità che nasce da un ceppo africano, di origine africana. È noto che i pregiudizi si possono assai difficilmente sradicare da quei cuori il cui terreno non è mai stato dissodato e fertilizzato dall'istruzione. Si abbardicano lì, tenaci come erbacce, tra le rocce. L'istruzione è fondamentale per estirpare stereotipi e pregiudizi. Voglio finire questa video lezione abbastanza lunga, spero che vi sia piaciuta, con una riflessione di José Saramago. Se non esci da te stesso, non puoi sapere chi sei. Ecco, è importante, adesso abbiamo parlato anche di tematiche non proprio positive come gli stereotipi e il pregiudizio, però rimaniamo sempre d'accordo sul fatto che l'essere umano è un essere sociale, un essere che ha bisogno degli altri, che conosce se stesso anche attraverso la relazione con gli altri. Quindi è importante anche uscire da se stessi per sapere chi si è, e nella relazione con l'altro si scopre molto, molto di più di quanto non si possa fare da soli.